Allora, ragazzi, come ben vedete, questa è la mia regia momentanea. Comunque, qua sto per parte la regia che, vabbè, chi se ne frega, che è in disordine in maniera assurda, guardate che roba. E come vedete non c'è più il computer da 80 euro. E vabbè, bene, non c'è più il computer da 80 euro, perché? Perché quello lì è finito in assistenza perché ha avuto dei grossi problemi e dovevo farci un progetto che purtroppo dovrò fare adesso con questo computer qua, perché quello da 80 euro in assistenza, quindi dovrò, l'altro fisso in assistenza, quindi siccome in assistenza l'altro fisso dovrò fare i progetti, dovrò fare questo progetto, ho intenzione di fare nel video con questo macigno qua, che comunque sia un laptop neanche troppo cattivo, come specifiche, devo dire. Comunque sì, di marca questo computer è un Toshiba, come vedete, un L450, un satellite L450. Però dentro c'è un hard disk con Windows 7 e tutto quanto. Io ho intenzione di far diventare questa televisione Samsung che vedete qui una Smart TV. Fra l'altro qua ho messo il vetro del nuovo computer, guardate che bello, bellissimo. E qua ci ho messo il tasto accensione. Voglio far diventare questa TV Smart utilizzando questo vecchissimo computer. E ora vi farò vedere come fare. Aspettate che chiudo la registrazione dal telefono e la inizio da OBS Studio. Aspettate, eh. Ok, ci siamo. Ok, ci siamo. Ok, ci siamo, ragazzi. Ho interrotto la registrazione dal cellulare. Ce l'ho qui. E ora, come prima cosa, togliamo il computer. Qua c'è un altro hard disk nel mio caso. Io avevo comunque un altro hard disk da 500 giga chiuso. Però quello da 500 giga sono coglione perché l'ho messo dentro il computer da 80 euro. Quindi mi tocca accontentarmi di questo. Vabbè, ho questo qui da 1 tera comunque, è anche molto capiente, quindi non possiamo lamentarci di sicuro. Comunque questo computer ha 250 giga di hard disk per esattezza. E noi li togliamo i 250 giga. 1 e 2. Li togliamo perché qua dentro c'ho Windows 7, il sistema operativo e tutta la roba. E facciamo un lavoro del genere, aspettate, eh. Non vorrei rompere i coglioni a questo hard disk, per dire. Lo togliamo, lo so che c'è la sua case e tutto, però me ne frega una sega. Possiamo metterci questo. Però non si incastra come dovrebbe questo. Vabbè, come facciamo ad incastrarci senza che si spezzi il connettore? Porca la vacca. Vediamo cosa ho qui. Quindi della mia monnezza di masugli qualcosa, fammi vedere. Non capisco che cappero ci posso mettere sotto. Beh, se no possiamo fare così, smontare questa, tanto non è che sia la fine del mondo. Ok. Smontare questa case. Vabbè, è tipo, avevo portato un argomento simile già in passato su installazioni di Android. Infatti, installeremo Android su questo computer, quindi useremo questo hard disk per installarci Android. E questo qui è il suo che originalmente ha, dove ci ho messo anche tutta la mia roba. Quindi questo cerchiamo di tenerlo. E ditemi se volete un video dove mettiamo un SSD anche qua, ragazzi. Anche se è un PC vecchio, non so se ne vale la pena. Magari possiamo aggiornare il processore con un bel Core Duo, cosa dite? E se ci mettiamo un Core Duo, ma diventerebbe bello forte, però tutto parte. Fra l'altro questo era un hard disk, fra l'altro l'hard disk Toshiba, la Toshiba come il computer proprio, quindi a palla ci siamo. Allora mettiamo qua. Poi questo disco sono sicuro che l'avrete già visto voi, perché è il vecchio disco che aveva l'Acer, il nostro vecchio Acer, no, che aveva l'Acer, il caro e vecchio Acer, quello che è là, che è stato sostituito dal mio Alienware, ragazzi, dal mio nuovissimo Alienware. Porca puttana. La vacca boia. La vacca. Comunque sì, è stato sostituito dall'Alienware. E comunque sì, questo computer qua direte, ma perché l'hai comprato? Mi direte, Raven, perché hai comprato un cesso? Costanto, no, perché volevo assolutamente questo modello di computer.
Ce n'erano anche più potenti di questo, a meno di 120, però volevo questo singolo modello. E adesso, per curiosità, ho cercato su eBay questo modello in questi giorni e ne ho trovati che costano 50 euro. Fate che son cazzuto pure io, potevo aspettare un po' e prendermelo a 50 euro. Invece no, sono stato coglione a prenderlo presto a 120 euro. Comunque, vabbè, questo qui è un computer da immondizia, devo dire, vai, cacà. Vai. È un computer da immondizia, direte molti, perché è un computer vecchio, c'ha 4 GB di RAM, un Pentium e non è neanche da gaming. E non è neanche una macchina portata per il gaming questa, lo so benissimo. E in più questo qui usa la scheda video integrata, non ha neanche la scheda video Nvidia. Fra l'altro la scheda video Nvidia ce l'aveva il nostro vecchio, il vecchio portatile di casa, ce l'aveva una scheda video Nvidia. No, raga. Ma cosa sono? Un coglione che inserisco male il disco e pirla sono. Totalmente pirla, direi. Già iniziamo a fare fail, regà. Comunque sì, mi ero comprato sto computer qualche mesetto fa, 3-4 mesi fa, perché questo era un computer, perché questo, vabbè, è un computer buono e vabbè, buono il cazzo. A dire il vero, me lo sono comprato poco per farci come computer, perché non i miei portatili, siccome io avevo un MacBook e un Acer, i miei portatili non mi bastavano e ho voluto prenderne un altro, perché a me non mi basta mai la roba qui in questa casa. E poi mi sono preso anche l'Alienware per il gaming, l'Alienware per portatile principale, questo qui eventuale per farci altre robe sopra. Sì, perché su questo ci faccio delle robe sopra magari. Quindi, come si mette il disco in questa maniera? A posto, guarda. Infatti mi sembra prima di averlo messo male. Ok, evitiamo senza fare i cretini o i deficienti. Magari avvito il disco senza fare il deficiente, se si può. No, non devo far cadere la vite, perché sennò sono stupido. Faccio cadere la vite. Trac, 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 e pronti, e cade la vite. Oh, però, ferma, ferma, fermina, ottimo. Guarda che ce la facciamo, eh. Allora, poi c'è anche quest'ultima vite, che fa schifo, che è la più brutta, mi sa. Vedi che si rove vedi quando si rovesciano così le viti, sono bruttissime. Di qua adesso fissiamo sto disco nella case per evitare di romperlo. Allora, qua ci metto direi un post-it, uno di questi qua che ho qui. Anzi, che cosa ci metto? Ci metto questo. E qua ci scriviamo hard disk Toshiba. Guardate sta penna. Sapete perché è piegata? Perché mi sono incazzato e ho fatto così contro la scrivania. Comunque, hard disk originale Toshiba, a posto, guarda. Anzi no, che sono qui, l'attacco qua, voglio. Lo mettiamo qui e questo hard disk si è stato chiuso. A posto, guarda. Disco inserito qua. Poi comunque, per quanto riguarda il computer da 80 euro che è finito, che purtroppo è dovuto andare in assistenza, vi spoilerò già qualcosa. Vi posso spoilerare qualcosa in questo video? Lo posso spoilerare? Vi spoilerò già che sto facendo questo progetto qua, guardate. Ho costruito sto case con dei vecchi legni qua. Qui ci ho già messo un'espansione USB tolta da vecchi computer. Da computer vecchissimi. Questa qui è un'espansione USB che ho tolto da un computer che è stato trovato. E non posso dirvi dove l'ho trovato per privacy. Un computer che è stato trovato, vecchio che doveva essere gettato via, ci avevo tolto questa board USB. E anche questa scheda madre qua, guardate. Questa scheda madre
Infatti quel computer sapevo che non dava segnale al monitor, quindi ho già provato i componenti e questa qui è la più buona. Paura. Infatti è lo stesso problema che ha avuto anche il PC da 80 euro, che non si vede nel monitor. È lo stesso problema che ha la scheda madre di questo computer. La scheda madre che ho cavato da quel computer rotto. E da quel computer rotto, se volete vedere cos'altro ho cavato, anche questo qua, un hard disk da 320, però si fa un cazzo, siccome io ho tutti i portatili. E comunque vabbè, qui in questo case ci metterò sopra la scheda madre e tutto, farò un mini computer, ragazzi. Questo è già uno spoiler, ragazzi. È già uno spoiler che non dovevo fare, quindi ho già fatto un piccolo spoiler giusto per dirvi qualcosa sui video futuri. Ragazzi, comunque vabbè, a parte le gran minchiate che dico, è pronto direi il computer. Ops, non ho avvitato l'ultima vite forse, raga. Mamma mia che roba, uè. Mamma mia che roba, cappero. Li mortacci. Mortacci qua, veramente, oh. Guarda, allora, il computer ora, se vedete che qui è diverso. Oh, ma che cappe, minchia, cade sta vite, uè. Cosa cade sta vite? Deve stare dentro. Ottimo, ora non esce più. Questo è il computer, ragazzi, adesso ve lo faccio vedere. Questo fantastico troiaio, direi, perché fa schifo come PC. Dove si attacca questa USB? Stacchiamo di là, bisogna, da quello che so, avere il PC da USB, come abbiamo fatto installare Android. Infatti qui ci installerò PrimeOS sull'hard disk che ho appena cambiato. Ho fatto il cambio di hard disk per il semplice fatto che questo qui non voglio, giustamente fa così perché non rileva nessun sistema operativo. Ci ho tolto questo qui per il semplice fatto che con questo, che non volevo lasciarci le penne per quanto riguarda i dati, non volevo perdere i dati che avevo messo nell'hard disk originale del computer. Quindi direi che, aspettate, adesso questo lo spegniamo, lo riaccendo. Ah, comunque vi voglio dire che se qua vedete il trackpad macchiato e le etichette diverse da come l'avete visto quando il giorno che l'avevo comprato, è perché qui c'è stato cambiato il pezzo, perché ho avuto problemi. Ho avuto dei problemi, si era ammaccato e tutto quanto. Ah, non si accenderà più, ragazzi. Ah, fra l'altro qui si vede il riflesso del mio computerone gigante con tutte le RAM fighe. Però non è l'argomento di sto video. No, andiamo di qua. Questo è il BIOS, dovrebbe essere. Se ne ammazza. Allora, dobbiamo andare sull'opzione di boot. Mettere la chiavetta come prima opzione. Come si mette su con F5, giusto? Sembra con F5. Però sta luminosità dà un po' fastidio. Dà un po' fastidio non a me, ma alla registrazione. Quindi la abbassiamo leggermente, boh. In modo che voi vedete qualcosa, se no non vedete la minchia. E comunque questa opzione selezionata di bianco è la USB, questa. No, ESC, cavolo. Sto facendo il cretino. Andiamo su un F5. F6 la portiamo su come primissima opzione. Poi andiamo su Exit e Save Change. Comunque ogni computer ha il suo BIOS. Poi, però il meccanismo è quasi tutti i computer questo. Poi nei computer che hanno il BIOS UEFI è un'altra storia. Ah, comunque il mio computerone nuovo che vedete, questo qui, che vedete qua nel riflesso, ha il BIOS UEFI, quindi per quello lì c'è un'altra procedura, chiaro. Infatti c'è PrimeOS, installerò PrimeOS come sistema operativo in questione. Installazione sull'hard disk. Fate così. Questa CPU dovrebbe andare bene, quindi è compatibile. Certo, se lo volevate sapere, lo volevo installare su questo computer qua. Guardate, lo volevo installare su questo. Ma secondo voi perché non ho installato PrimeOS su questo troiaio? Beh, non ho installato PrimeOS su questo troiaio perché questo qui non lo supporta, non dice che la CPU fa schifo e quindi questo qua piccoletto è fuori questione per fare questa cosa.
Però avevo scelto il computer da 80 euro, quello fisso. Però neanche quello fisso andava tanto bene per il fatto che ho dovuto andare ad aggiustare, quindi tocca usare il caro Toshiba. Comunque, in modo che così creiamo una macchina da poter emulare giochi Android, tutte queste cose qui, non una macchina buona per emulare giochi Android. Allora, andiamo a installare questa roba qua. Questo qui è l'hard disk Toshiba che vede, quindi non andremo a modificare il l'exit. Proviamo a non formattare il disco. Se qua installiamo il bootloader, direi di no. No? Sì, dai, possiamo installarlo. Per sicurezza. No, item for Windows no. Perché in questo hard disk, ragazzi, non dovrebbe esserci veramente niente. Su questo hard disk da 1 tera. Poi non so se ho lasciato qualcosa, ma dubito. Allora, fammi pensare, in quell'hard disk ci ho installato Windows, no, non ci ho installato niente in quell'hard disk da 1 tera, infatti dovrebbe essere vuoto. Capisco. Infatti qui fa il write, no? Io potrei fare anche di fare il write di più di infatti glielo voglio fargli avere perché così avrà poca memoria il nostro tablet, ma è solo per farvi vedere. Poi ovviamente lo installerò in tutto l'hard disk completo, che poi grosso com'è l'hard disk che ha all'interno, di grandi dimensioni com'è, questo computer dovrà stare almeno 2-3 giorni a lavorare questo Toshiba qua. Comunque sì, adesso comunque ho messo. Lo installiamo con una partizione piccola solo per farvi vedere, poi ovviamente lo scaricherò con la partizione grande. 89, 91, 92, 93, 94, 5, 6, 7. Ovviamente gli sto dando bla bla kilobyte, poca roba. Pochissima roba. 95, 94, 93. Oh, ma perché cala, uè? Ah, creiamo l'immagine, yes. Ah, questa qui è la dimensione, mi ero sbagliato io, scusate. Qua dice 512 mega, ma noi andremo a fare a 10 giga. Per fare una prova, almeno 10 giga. 10.000 megabyte. Ok, vediamo, quindi avrà 10.000, avrà 10 giga la nostra partizione di Android. Però ovviamente lo farò di 930 giga. Di quant'è praticamente il disco, giustamente. Gli darò tutte le dimensioni del disco per fare questa roba. Oppure potrei clonare il sistema operativo che è qui nel disco da 1 tera e usare il disco che è qui per Android, perché tanto questo è poco capiente. Uno, due. Ci mette un po', ragazzi. Non ho mai dato troppa memoria, secondo me. Perché ci riesco a mettere tanto. Ci riesco a mettere poco, sì, vabbè. Dico sciocchezze. 3. Ah, beh, ora che va avanti, buona fortuna, direi, no? Anzi, facciamo una roba. Facciamo farmelo capiente, eh? Dai, glielo facciamo farmelo capiente. Anzi, no, non aspetta a spegnere. Aspettiamo a spegnere. Dai, glielo facciamo farmelo capiente, sennò poi diventiamo matti. Scusate, glielo faccio farmelo capiente giusto per fargli vedere quello che ho intenzione di fare. Se è possibile nella vita. Poi non so se il sistema operativo rileverà l'attacco VGA, aggiunta può essere attaccato alla televisione, questo non lo so, però si può provare. Se nel BIOS imposto che al primo schermo che colleghi avvia tutto, potrei fare anche così. E comunque, vabbè. 931 GB. Ok. Lo formattiamo. Facciamo yes come prima. Yes.
ora farà come ha fatto prima, però noi gli daremo bensì 1 GB. 1 GB perché voglio che sia poco. 1 GB perché voglio che sia, non è che voglio che sia poco lo spazio, voglio che, perché sennò ci mette tanto se gli facciamo fare tutto il disco, quindi ve lo faccio vedere così, purtroppo. Perché Android è un sistema operativo veramente stronzo, perché crea proprio le immagini, crea proprio un file ISO dove c'è tutta la memoria, un file immagine dove c'è tutta la memoria. Mentre Windows non fa così, crea delle cartelle dentro il disco, mentre con Android la storia cambia, con Android sui computer, quindi diciamo che la vedo dura per questo punto di vista qua. Che mettiamo, voi avete un vecchio computer in casa, potete installarci Android, giocare a Candy Crush o a Minecraft for Windows 10 sul computer, su Minecraft PE sul PC, o giocare a, o emulare robe Android sul computer. E con un SSD ridarete vita al vostro vecchio computer se ci installate sopra Android. Però non deve essere un computer tipo questi, non deve essere un computer tipo sti cessi, guardate, non deve essere un computer tipo sti cessi piccolini, perché allora se voi avete uno di questi, vi consiglio di installare Linux. E comunque, vabbè, ora dovrebbe chiederci, da quello che vedo qua, dovrebbe chiederci, appunto, vedi, di fare l'immagine. Yes. 512 mega, gli possiamo anche dare 2048 se vogliamo provarlo. File to create sync to sync image to disk run prime OS, vai, è stato installato, dice, eh? Poi non lo so, fate così, date la dimensione e si avvia, appunto. Però non so se si è cosato bene, se si è installato bene, io non lo so bene. Ora che non si sia installato molto bene questo computer, questo sistema operativo. Se no facciamo il run dalla chiavetta per provare. Vediamo quanto ci sta a mettere qua. Eccolo qui, PrimeOS, il bel loghetto qua. Welcome to PrimeOS. Qua dobbiamo ovviamente fare procedi. È praticamente installato sul disco, però non ha tutta la memoria che voglio, quindi dobbiamo fare, ovviamente come username metterò Raven per fare delle prove. Quindi possiamo usare questo computer anche come una smart TV volendo. Raven, lo attacco alla televisione, posso guardare filmetti o fare cose di questo tipo. Raven. No, qua mi chiede di selezionare. No, non selezioniamo niente perché vi consiglio di non selezionare niente. Devo dire che c'è il trackpad parecchio sensibile qua. Aspetta. Ah, però anche dopo mi possono venire, perché qua non vi consiglio di mettere. Io ho messo ovviamente una data che sono nato nel 2021, in verità non è vero. Ovviamente, anzi no, mettiamola giusta, dal 2007. Ora 2 ore solamente per trovare questa roba. Ah, ok, va così. Così. Sì. 2007. Pronti, vediamo cosa dice. Così rileverà il computer che ci avrò 14 anni, per appunto. Seleziona il time zone, ovviamente voi non vedrete niente, quindi oh, è però sudo, forza di
La seleziono io perché voi non dovete vedere per privacy, giustamente, ci sta. Ovviamente lo mettiamo in Italia perché Italia, Africa, Africa, America, vediamo qua. Europe. Europe, allora Istanbul, Minsk, c'è Europe, Roma. Mettiamo Europe a caso. Metto una città a caso solo perché va dalla configurazione del sistema operativo. Licenza. Qua mi chiederà di accettare licenza, però io devo accettare licenza. E ora dirà Welcome to Prime OS, che è ovviamente una versione basata su Android. E guardate, fra l'altro è una versione anche un po' vecchia perché c'è anche il vecchio logo della mail. Qua la ruota del volume vedo che funziona, bellissimo. A primo impatto devo dire assomiglia un po' a Remix OS. A guardarlo, a dire il vero, infatti è Remix OS in poche parole. È come Remix OS, come non lo so bene. Ora qua da Play mi posso scaricare. Ah, non ho la connessione, ragazzi. Non ho la connessione. Può attivare, no? Wi-Fi. Ok, il Wi-Fi lo vede. Il Wi-Fi lo vede, perfetto. Ok, mi connetto alla rete, il wifi li vede perfettamente, era da attivare. Utente IP address connesso a internet, perfetto. Ora, premete un Android a finestre se volete sapere proprio, ci tenete a sapere questa cosa. Checking info, qua poi accedo con le mie credenziali. Bisogna un computer che potrebbe andare anche con Netflix, con una Smart TV. Raven, sì. No, no, layout inglese pure, vaffanculo. Vabbè, magari il layout lo posso cambiare, ma chi se ne. Faccio l'accesso giusto momentaneamente. Faccio l'accesso giusto momentaneamente. Perché tanto questo sistema operativo dovrò disinstallare da qui. Verrà tolto. E quindi niente. Verrà tolto da quel computer perché servirà. Perché adesso dovrò metterlo proprio sull'hard disk vero. Perché adesso gli ho dato una partizione del cazzo a 2 giga giusto per memoria, ma devo metterlo sull'hard disk vero. Per curiosità, vorrei vedere quanta memoria riesce a rilevare sto robo. L'unico difetto è che c'è il sistema operativo in inglese, però non me ne importa, sinceramente. È una roba basata su Android, credo. Ah, gli avevo dato 4 GB di memoria, è vero. Non 2 GB, mi ero dimenticato. Aspetta, non è che si stacca la chiavetta? Il computer è bloccato? No? Ah no, perché pensavo fosse la chiave. Non vorrei che la chiavetta fosse installata in chiavetta per sbaglio, questo robo. Oh, ma il Play Store. Devo dire che ce ne mette di tempo qua a verificare, eh. Uè, Bibo! Ce ne mette il Play Store. Ma lo posso. Lo chiudo, lo riapro, stiamo a vedere. Infatti di fare logo di Play qui. Poi vabbè, di Android non è che sono tanto bravo, abbiamo fatto installazioni in passato, questo sì, però non è che sono tanto bravo. Autentificazione è richiesta. Sì, ma voglio quale autentificazione? Poi qua sta roba ci si attacca una tastiera wireless e siamo a posto, no? Ah, ok, vede il Play Store, ottimo. Dopo questo computer ci attacco una tastiera wireless in modo che sia manovrabile dal letto per poter navigare o fare cose così. Lo attacco a questo televisore in modo da poter. Quindi qua cerco app, ad esempio, facciamo Candy Crush.
Diciamo che di Crash so da saga, ad esempio. Il problema è che non so se riesce ad aprire i giochi, ma sinceramente sì, mi importa dei giochi, ma sinceramente non è che me ne importa particolarmente tanto per il fatto che vabbè, non me ne importa per questioni. Perché tanto se voglio la Smart TV ci voglio guardare i film col televisore, quindi non è che mi importi i giochi. Installiamo anche Gmail, perché quella. Uè, raga, Gmail è importante, uè. Si scherza con Gmail. Scarico Candy Crush, vediamo se mi scarico Candy Crush, cosa succede. E però, computer direi che è lentino, devo dire. Ce l'abbiamo il Bluetooth su sta roba. Ah, cavolo, non ce l'abbiamo il Bluetooth su sto computer. Ah, sto computer ce l'ha il Bluetooth. No? No, era per guardare ragazzi comunque. Ah, questo qui è la modalità di più di tutte le app, credo, non lo so. Sembra tipo Remix OS, una roba simile. Oddio, se installasse Candy Crush sarebbe perfetto. Almeno una cosa installasse sto robo. Ah, YouTube c'è già, vedo. YouTube c'è già, vediamo. Ah, più che altro una cosa che fa una Smart TV è riprodurre roba su YouTube, giustamente. Roba su YouTube la possiamo produrre? Mettiamo ad esempio. Come possiamo mettere? Mio video, no? Aspettate, anziché NCS, sentiamo il mio video. Raven, non mi cerco, aspettate, mi sto a cercare. 88 iscritti, quasi sto io. Ole borobom. Qua qui così possiamo riprodurre i video. Ora ragazzi, aspettate che mi sposto e ora ricomincio a filmare dallo smartphone. Ok ragazzi, sono qua che filmo con lo smartphone, ho fatto il cambio, qua c'è il cavo VGA che devo collegare alla televisione che è qui perché qua c'era l'altro PC che avevo comprato 80 euro, il PC da 80 euro. Ora collegando il cavetto al TV dobbiamo far venire su prima di tutto il cavo, primo. E vaffangiro la miseria. Allora, si riesce a far venire su il cavo, voglio. Ecco qua, cioè, vieni sul cavettino qua, no, vieni via, vieni via, vieni via. Guarda che troiaio che c'è qua, tutti sti cavi in giro. Non ho un buon cable management, lo so, ragazzi, io faccio schifo al cable management. Perché io sono uno stacca e stacca, quindi il cable management non è adatto per me. E poi è difficile farlo, mi rompo, mi sbatto, quindi giustamente non faccio. Scusate se sto trascinando il filo. Ah no, qua stavo trascinando il filo della telecamera. A posto, guarda. Ora si sì, collega il VGA al PC portatile. A posto, no? Pronti, lo rileva. Vediamo se lo rileva il segnale video su PC. Anche se dovrebbe diventare nero e poi riapparire. Qualcosa. Lo vede, ragazzi, lo vede. Lo vede. No, non ci credo, lo vede da solo. Ma sei serio? Lo vede da solo, guardate. Affanculo va. No, però l'unico problema è che non ci sono altoparlanti attaccati a questo computer. Come posso fare se non ci sono altoparlanti attaccati a questo computer? Beh, sono un genio, posso collegarci questa? Vediamo se posso collegarci questa, ragazzi. Ok, vediamo se via Bluetooth può essere vista questa. Se sto computer va al Bluetooth, porca vacca. Allora, il Bluetooth ce l'abbiamo? No, no, no device. Ah, non riesco neanche a usare il Bluetooth, ma allora fa schifo sto PC, dai. Vabbè, l'unica purtroppo non c'è il Bluetooth. Se si può aggiungere sarebbe una bella cosa, se potesse aggiungere su sto schifo il Bluetooth. E comunque.
E poi ho notato che in un video di Baldi, cambiamo discorso, ho ricevuto un sacco di visual. E comunque poi io potrei mettere semplicemente il computer qua, guardate, chiuderlo magari, se non si spegne, chiuderlo, lasciarlo praticamente qui, poi attaccare una tastierina. No, cazzo, ho lasciato dal tecnico la chiavetta della tastiera. Fanculo, va. Ma vai, cagà. Ah no, è qui, non è dal tecnico la chiavetta, perché mi sembra perché che questa chiavetta era attaccata al computer da 80 euro, questa mi sembra di averla lasciata al tecnico. Fortunatamente l'ho staccata prima di portarlo via. Che bimbo minchia, proprio. Ecco qua, ora si può usare la tastiera per poter scrivere o per poter fare cose. Però... Certo che... Ora, volendo, potrei navigare su YouTube, volendo. Apro YouTube da qua. Tracchete, borobon. E cerco tutto quello che voglio, molto semplicemente. Posso cercare quello che voglio, però nel mio caso non ho un mouse, che estremamente se muovo la tastiera non posso fare come se fosse un mouse, quindi... Dovrò permettermi anche un mouse wireless per poter fare questa cosa della TV Smart, guardate. Praticamente la TV diventa smart in questo modo. Metto NCS, questo qua che fa le canzoni senza copyright. Uè, perché non si sente? Wow. Frizzato? Ma che è successo? Ah, ok, era bloccato, non è successo niente, non è successo. E rimettiamoci su YouTube. Apriamo quello che vogliamo, anche NCS volendo. Anche sto computer ha un audio abbastanza alto, quindi possiamo metterlo. Raga, è frizzato, si è spento, Cos'è spento? Ah, ha fatto un crash, raga. Computer funziona, vero? Ok, funziona. Ha fatto un bel crash, ragazzi, puttana. Puttana, si è fatto un bel crash. Ma vai, cagà, veramente. Ma vai, ottimo. Si sta accendendo. Ora questo display si può anche chiudere. Posso mettere qua una tastiera e un mouse. Magari un mouse, anche questo potrebbe andare bene, però non muove il puntatore tanto bene. Ma chi se ne, sinceramente. Non perché questo mouse è uno di quei mouse che ha bisogno del tappetino di plastica proprio. Quindi è il tappetino, Vai, attacchiamo una o due chiavette qua e mo ci stiamo tranquilli. Ora dicevo ancora Welcome to Prime OS. Ma dai, siamo ancora uguali, ma qui non è servita una minchia. Ma si è frizzato lì, beh. No, ora mi chiede di nuovo la time zone, ma selezioniamo una a caso, va. Boh. Raven. Siamo andati a caso. Potem. Avanti, accettiamo. Ah, ok, prossimo. Vediamo, Let's start. Prime OS. Ora facciamo da capo. Non capisco perché si è crashato così. No, non capisco veramente. Metto la password. Dai. Connesso alla rete. Qui si può chiudere, apriamo Google.
Apriamo Google Play, aprirsi YouTube, provo a mettere una canzone, praticamente la TV Smart, NCS, che so. Non c'è più il mio account, giustamente perché non è più configurato questa, no? Apriamo questa. E comunque si è collegato via bugia. Non abbiamo una buona. Se non abbiamo l'altoparlante, purtroppo non possiamo avercelo via HDMI, però possiamo accontentarci. Possiamo fare così, guardate. Un bel gecchetto qui. Guardate, eh. Class F11. Go it. Passiamo magari il volume. Ah, adesso qua mi chiede l'autentificazione, ma chi se ne importa? Adesso praticamente abbiamo la nostra TV Smart, guardate, Smart TV. Praticamente questo trasforma una vecchia TV uno smart con un vecchio PC, come vedete, con un vecchissimo portatile. Praticamente vecchio portatile da. Se avete un vecchio portatile in disuso e volete la vostra TV Smart, non comprate lo Smart X, che è lo strumentino così, o delle pennette strane che ve la fa diventare smart. Usate il vostro vecchio portatile installandoci Android o Prime OS. Facciamo diventare a quel punto sia il portatile che un emulatore Android, portatile dovunque, e che sia collegabile alla TV in modo che diventi smart la televisione collegandoci una tastiera con il trackpad integrato. Guardate che roba. Come far diventare smart una televisione con un vecchio laptop. Quindi praticamente è gratuito. Scommetto che tutti avranno un vecchio laptop in casa in disuso, in cui ci si può mettere Android e usarlo e metterlo nella TV e farlo diventare, far diventare smart la televisione. Dovete disporre di un cavo UGA HDMI, di una chiavetta USB per l'installer di Android e di un portatile. Di un portatile vecchio, ovviamente di una televisione non smart, oppure potete farlo anche con una TV smart, questa cosa del collegamento via VGA, però mi sembra da stupidi collegare un computer con Android alla TV, perché se è già smart la TV, no. Nel mio caso che non è smart, se voi pure avete, se non è smart vi consiglio di far così. Ma voi direte, ma si può fare con le TV a tubo catodico questo lavoro? Sì, con le TV a tubo catodico si possono far diventare smart pure quelle. Tra l'altro qua si chiude YouTube. Si possono far diventare smart pure le TV a tubo catodico. Volete sapere come? Ci dovete attaccare la TV, per quanto riguarda le TV a tubo catodico, per farle diventare smart bisogna attaccarci da SCART a VGA oppure HDMI. L'adattatore da SCART a VGA oppure da SCART a HDMI. Attacchi il VGA al computer e installi Prime OS come avete visto nel video qua. Ma con la TV a tubo catodico ci vuole l'adattatore da SCART a VGA. Anche se ormai le TV a tubo catodico sono vecchie e non ne parliamo. Io sì, ne ho trovata una davanti al bidone del vetro anche l'altro giorno. Non era proprio una TV, era un CRT, però non l'ho preso su perché ero in brutte condizioni, faceva schifo. E poi basta. Voi vedete adesso comincia a sventolare, a diventare caldo sto coso, quindi spegniamolo, uè, che non si cosi, uè. Allora facciamo sing in e poi qua ci mettiamo le nostre credenziali. Sì, comunque per quanto riguarda i televisori a tubo catodico, sta cosa si può fare. Dovete adattare da SCART a HDMI. Questo qui ce l'ha la SCART. Ce l'ha la SCART questa? Sì, qua la SCART c'è in questa TV. Però se la TV c'ha il VGA, non vi consiglio di usare la SCART. Se i tubi catodici hanno solo la SCART, allora ci mettete da SCART a VGA oppure da SCART HDMI e installate Prime OS come ho fatto io nel portatile e collegate tutto via VGA. E come vedete questo è il capolavoro. TV Smart, poi dovete metterci una tastiera con trackpad integrato wireless e voi dal vostro letto o dal divano potete usare il computer come se fosse in modalità di Smart TV, senza comprare Smart X. O gadget del genere. Potete usare il computer come una smart TV. Potete usare il computer collegato al televisore come smart TV.
Con niente, guardate che figo. Guardate che bestia, uè. Quante persone hanno un computer che fa da smart TV, ragazzi? È stata un'idea mia, non lo usa quasi nessuno sto metodo, quindi è una gran figata. Quindi, vabbè. Io comunque vi saluto, grazie per la visione e noi ci vediamo al prossimo video, ora dovrò montare tutto. E poi per quanto riguarda tutto quanto, adesso installerò proprio il sistema operativo dentro l'hard disk. E poi vedremo. Ciao.